Adesso sto guardando il Museo dei Carri Armati, che è il più bello d'Europa ed è qui in Slovenia. Guarda, ma questo qui non l'hanno restaurato, eh? Questo non l'hanno restaurato, sì, è come l'hanno trovato. Poi vediamo qui dietro. Ma qui dietro vedi che... Qui dietro l'hanno mica restaurata, eh? Era così, come l'hanno trovato. Infatti. Adesso andiamo a vedere di qua. Ma guarda che cibo che hanno. Ma quanto sono lunghi. Quello vediamo. Qui abbiamo i fari. E qui abbiamo il cannone. Abbiamo un altro carro armato, vedi, io volevo fare così il carro armato, vedi com'è. Ah, guarda anche quelli, cioè, quelli sono molto alti. Sono alti, eh. Cavoli, sono altissimi. Ecco, adesso vediamo come è fatto un carro armato, così lo usiamo anche io e Filippo per andare a scuola. Vedi come è fatto un cannone? È tutto aperto, così ti fa vedere dentro dov'è il motore. Il motore è qua dietro. Ecco, qua c'è il motore. Guarda quel motorone. E qui c'è la ruota posteriore e le sospensioni e il cambio e la sventola e il radiatore. Sono grandi questi carri armati, eh? E questa è una torretta, vedi come erano fatte? E qui si vede dentro? Sì, c'è uno specchio. Perché questo c'ha le ruote di sotto? Cosa servono quelle ruote di sotto? Scorta! Queste ruote di sotto? Si abbassavano, eh? Forse per andare sulle ferrovie? Però questo è più grande. Questo è grande. Qui portava le persone. Questo è grande dentro, però. Ah, ma questo portava le persone, sì. È grande, sì. È grande, ci sta un sacco di gente qua dentro. Aspetta, che vado un attimo di qua che voglio vedere. Possono vedere, vedi che c'è un... Mi vedi? Mi vedi? Sì, vedi. Ah, c'è lo... No, non è la superficie, no. Aprivano, lì chiudevano le due porte, mettevano i sommottatori dentro, l'allagavano lì. Ah, infatti. Facciamo uscire, quando erano entrati bussavano e... Ah, ecco, sì. Ma è elettrico, hai detto? Un motore elettrico. Allora io mi aggancio qui e inizio a girare. Madonna che... Guarda, invece io ho capito che loro, a meno che tu non stessi, che fossi malato, stessi male, non potevi andare in bagno per 6 giorni. Solo per 6 giorni, una volta... Dentro. Se vabbè. Mangiavi tanto pane, tanto... Eccolo, un filmato. Un tappo nell'intestino e ti... 5.1. Vabbè che... Provo a toccare questo, cos'è stato? Hanno fatto un incidente lì. No, they would hit once, twice and then they would be very careful. Ti piace guidare un sottomarino, Enrico? Sì, bello. Allora, questo è un sottomarino
tutto elettrico. But do you a guide or do you a military? Guide, student guide. Ah, ok. Solo, che hai detto? Dobbiamo individuare dei nemici. È solo elettrico. Si vede qualcosa dal periscopio e a filo? No, è tutto nero. Non si vede dal periscopio, non look. No, ah, non hanno messo le foto. It doesn't work. No, no, non funziona. Ah, don't work, non funziona. No. Allora, ci vado io qua al posto. Attento, non ti fragile, non ti appendere le cose. Tutto un po' fragile. Senti, periscopio, il periscopio può andare giù. Un cavalli giù. Col buco lì. Come fai a salire il filo? Non ti appoggiare al timone che è un po' fragile. Don't you need oxygen for 6 days? Yes, they would have a supply in big tanks from before for enough for 6 days, but they would also filter all of the air that goes that goes. Infatti, l'aria era sempre quella, riciclata, ma aggiungono ossigeno. Quindi fa pieno ossigeno e delle... Ah, quello di dietro è per il timone, per girare il timone, dicevi? Due timoni. Ah. E per la velocità qual era? La velocità non la gestisci? La velocità sarà... No, quello no, non toccare lì. Non mi sto toccando, ci ho fatto così. And if you are in emergency, after 6 days, how many... In the bus. Not very long. They would calculate how long it would take, where they attenta la testa, Filo. They wouldn't drive just anywhere. They knew exactly where they were going before they set sail and knew how much oxygen and everything. Quando passi, quello lo puoi alzare forse. They wouldn't run out of air. Tenta la schiena, Rick, Filippo, la schiena. Lo so. Ah, hai la testa. Si portano nel, ma ha detto di no, ma basta una o due volte che zucchi. Sì, ok. Ok. Andiamo a vedere la parte di là, andiamo. Vai a vedere, dai, è un po' stretto. Ok, e qua c'è l'uscita. Qui c'è un carro armato che ha schiacciato una Yugo che è un catorcio, come dice Cricchetto. Poi qui abbiamo le barriere anticarro armato. Sono queste qua. C'è la barriera anticarro armato grande. Sì. Ma come fai a sapere che è una Yugo? C'è scritto sopra? Yugo. E c'è pure la targa? La Yugo, dice Cricchetto, la peggiore auto che sia mai stata costruita. La Yugo. Sì, questo è il museo dei carri armati. Ti piacerebbe andare lì al posto del pilota, Enrico? Tutto trasparente, questo è molto trasparente, eh? Ha una... La mamma è molto interessata a questi carri armati. Questa è la tipica famiglia degli anni 70. Poltrone che... No, non facevo così. Poltrone, tavolino col suo portacenere. Questo portacenere qui ce l'avevo anch'io, mi ricordo. Tavola, televisione col portalibri. Io chiamo la nonna Daniela. Ah, ecco, telefono. Oh, si è rotto. Questi erano proprio i telefoni. Vabbè, che avevamo. Andiamo a piedi da Daniela, ok. E la vetrinetta con tutti... Le... Guarda se una volta c'era mamma non è... E la mamma non è in tema con... Sì, cioè, butta il telefono giù. Allora, dai, io sono potrò... sto cercando un posto per stasera, allora, carino. Guardate se dentro al coso ci sono le bottigliette, c'erano sempre, c'era qualcosa... No, sì, sono chiusi. Le bottigliette di alcolici ci sono sempre da qualche parte. Adesso c'è...
Oh, un carro armato! Porca miseria! Un carro armato che distrugge un autobus! Andiamo allo shop, così guardiamo. Allora, questa vacanza è andata tutto bene, prendiamo un brindisi finale e cin cin.